Sono molto impressionato, però oggi mi sto scegliendo una sacchetta lo Shana Daft Design e cercherò di fare anche Daft Design. Vedremo. Mi sto scegliendo. Brava, perché ho l'anni don. Il mondo viene giudicato 4 volte all'anno. Va Pesach alla tua. Di Pesach per i cereali, Bazzetta per Thailand, De Shavuot per la frutta di alberi. Non tutti i frutti crescono su alberi, come pomodori sono frutti, ma non crescono su alberi. Be Rosh Hashanah, Kol Be'olam Omrim Lifnav Kibnei Maron. E Rosh Hashanah, tutti gli abitanti del mondo passano dinanzi a Hashem, e vedremo più avanti cosa significa Kibnei Maron. Shenemar, Yetzer Yachdivam, Amivin Kolma Hashem, che Hashem crea tutti i cuori di tutti assieme e capisce tutte le loro azioni. Ciò accadde di Rosh Hashanah, quando tutti furono creati. Ubachak e di Sukkot, Nidonim Alamayim, veniamo giudicati per l'acqua, ossia se le piogge saranno abbondanti oppure no. C'è una domanda: che se la gente viene giudicata di Rosh Hashanah, allora qual è lo scopo del giudizio degli altri soggetti? Perché se uno viene giudicato, anche gli altri soggetti che lo riguardano anche vengono giudicati, poiché assieme a lui, poiché furono, poiché vanno assieme a lui. E allora perché furono menzionati? Risponde Ran che il giudizio degli altri soggetti è un giudizio generale di tutto il mondo. Chiacmarà, Haetivua, e il raccolto dei cereali. Ilem, cosa intende? Ilem Haetivua de Kaima, se si intende i cereali che sono adesso nei campi prima del raccolto, che sono ancora attaccati alla terra. Conale arpatki de adu ala emat itidunt. E tutti questi casi che abbiamo detto nella Mishnah, che per esempio per i cereali siamo giudicati di Pesach. Quando accade il giudizio? Ella risponde a Gemara che bisogna dire che tua di Mizar'a. Si tratta che il giudizio si riferisce ai cereali, cioè al raccolto futuro, che verrà seminato di Marcheshvan nel prossimo anno, e perciò si tratta tutto del futuro. E ciò che accadde prima di questo Pesach si riferisce a ciò che accadde nell'anno passato. Come posso dire che il raccolto viene giudicato una sola volta? In realtà invece hanno studiato una varietà, si guasce la barchieri, un raccolto che o una cultura che fu danneggiata per mano celeste, ad esempio per mezzo di grandine o di un allagamento, oppure ones, oppure fu danneggiata per mano umana, kodem ha-Pesach nidonet le-Shavar. Se ciò accade prima di Pesach, e poiché fu giudicata prima di ciò, però la Chara Pesach, dopo Pesach, Nidonet Leava, il giudizio è per quello che accadrà dopo Pesach. Ed ugualmente Adam Sherabo Keri, Ones Kodem Yom HaKippurim, una persona che gli accade qualcosa, sia per mano celeste, sia per mano umana, prima di Yom HaKippurim, di Don Shavar, cioè poiché fu giudicato prima di Yom Kippur. Però la Yom Kippurim, se ciò accade dopo Yom Kippurim, cioè poiché
e verrà giudicato dopo Yom Kippur. Amarava, Shmamina, perciò si può ridurre da ciò che Tredina Mitzitana, che vi sono due giudizi. Uno prima di Pesach, uno dopo Pesach, come ho appena visto. Avrabba Ilka, che casa Irish di Maslach, Zara, Afla. Se una persona vede che il raccolto ha successo, cioè non raccolto, prima che viene raccolto, e vede che o il frumento o il grano saraceno e ci impiegano un po' di tempo per maturare, e comunque è di buona qualità. Perciò l'Idime l'Isra Harpa, che si affretti a seminare dell'orzo che matura rapidamente, poiché siccome vede che ha successo, vuol dire che deve cercare di avere successo anche nel nuovo raccolto di orzo. Date e mate le Middainé e Kadim Salik, che affinché questo raccolto, questa coltura d'orzo abbia successo, e se fa in tempo a crescere anche parzialmente, a maturare parzialmente, indubbiamente avrà successo. Cioè non rischia troppo che dovrebbe subire delle perdite con questo raccolto. Anche se dopo il Pesach a giudizio non sarebbe così vantaggioso. Chiamerà Mari Martintin, secondo quale autorità è quella Mishnah, non è lo Rabbi Meir, lo Rabbi Yuda, lo Rabbi Yossi, lo Rabbi Natan. Nessuno di questi quattro tanaim di Tania, abbiamo studiato la verità, che sia persone e prodotti, acqua, accolgono il nome Rosh Hashanah, tutti vengono giudicati di Rosh Hashanah, e il giudizio finale viene firmato, sigillato di Yom Kippurim, di Rebbe Meir. E mentre invece la nostra Mishnah dà diverse date per cereali, frutta, acqua e uomo. E invece la Mishnah dice che tutto viene sigillato di Yom Kippur. Rabbi Domer, Rakoni Doni Rosh Hashanah, Uxar Din Shalem, Nechtam Kol Echad Echad, Bizmano, Pesach Al Atzuva, Be'atzeret Al Pirot Eilan, Lechan Gedolim Al HaMayim, Ve'adam Nidom Rosh Hashanah, Uxar Din Shalem, Nechtam Yom Kippurim. E Rabbi Yehuda dice che tutto viene giudicato di Rosh Hashanah, però il giudizio finale viene sigillato se ognuno nel suo tempo, come ho visto la Mishnah, e il giudizio finale è di Yom Kippurim, mentre invece la Mishnah non menziona Yom Kippurim. Rabbi Yossi Omer, Adam Nidon Mekol Yom, una persona viene giudicata ogni giorno, Sheneman, Vitifkedeno Rav Karim, ossia che Hashem lo esamini ogni mattina, che ogni mattina viene esaminato per le sue azioni. Rabbi Natan Omer, Adam Nidom Kol Sha, ogni persona viene giudicata ogni ora, Shenema Lirgaim Tifkedeno, dice così ogni ora, mentre invece la nostra Mishnah dice solo che Rosh Hashanah è il giorno del giudizio. E perciò vediamo che la nostra Mishnah non segue nessuna opinione di questi quattro Tanaim. E vechite ma leolam Rabbi Yehuda, se volete dire che la nostra Mishnah sia l'opinione di Rabbi Yehuda, vechim katani matnitin, ma ciò che abbiamo studiato nella Mishnah, che in questi quattro periodi il mondo viene giudicato, ma veramente
si riferisce al giudizio finale, cioè quando il giudizio viene sigillato. E Axardin, quando il giudizio viene sigillato. E non come disse Rabbi Huda, che l'inizio del giudizio inizia da Rosh Hashanah. E Magia Gemara, che veramente non è così, poiché Yahi Kashi Adam, se la nostra Mishnah ebbe intenzione che questi quattro periodi, allora il problema è che la nostra Mishnah dice che però ci sarà tutti. Kashi Adam, che la nostra Mishnah non è compatibile con l'opinione di Rabbi Yehuda, che Rabbi Yehuda disse che il decreto finale viene sigillato di Yom Kippurim, mentre invece la nostra Mishnah dice di Rosh Hashanah e non Yom Kippur. Secondo me, Amarava, Haitana, Dvera Bishmaeli, questa è l'opinione di Rabbi Shmael, di Tana, che abbiamo studiato. Dvei Rabbi Shmuel, Be'arba Prakim Olam Nidon, che il mondo viene giudicato quattro volte, Be'pesach Al HaTuah, come abbiamo visto nella Mishnah, Be'atzeret Al Perot Ha'ilan, Be'chag Nidonim Al HaMayim, Ve'Adam Nidon Rosh Hashanah, U'Gzar Din Shelo Nechtam Be'Yom HaKippurim, però il giudizio finale viene sigillato in Yom HaKippurim. V'ri Ketani Matnitin, Atlat Dina, Din, e abbiamo visto che tre periodi sono compatibili, ciò che disse Rabbi Ishmael, ma non Yom Kippurim. Perciò bisogna dire, perciò spiegherà che la nostra Mishnah è compatibile con quello di Rabbi Ishmael, però quello che tende a dire è che è Atzchilat Din, all'inizio del giudizio. Però il giudizio finale è Yom Kippur. Amram Chisa, mai tama ed Rabbi Yossi. Qual è la ragione di Rabbi Yossi? Che lui l'opinione che amar ta'ameh v'tifkenu lo bekerim. Come ho visto, che viene giudicato ogni mattina. Ananachi kamrina. E questa è ciò che tende a dire Rabbi Chisda, mai tama lo amar che Rabbi Natan. Qual è la ragione non disse con Rabbi Natan? E poiché Bechina, io ne voglio chiedere com'era, è poiché l'opinione di Rabbi Yossi e della Minatan sono abbastanza simili. Rabbi Yossi dice che uno viene giudicato ogni mattina e Rabbi Natan dice ogni ora. E perché allora non dicono, perché loro in cosa disputano, in cosa consiste la differenza? Poiché se diciamo Bechina, io ne voglio chiedere, che l'espressione che esamina è solo un esame così generale, ma pkida aname yune bealmai, poiché abbiamo visto che l'opinione di Ramnatan, che si cioè abbiamo visto che ci sono due versi, ma tifkenenu karim e velirbim tifkenenu, tifkenenu è un esame, ma Tifchenenu anche è un esame. Perciò Bechina è un esame generale, ma Pkida Aname Yune Bealmai è anche un esame generale. Perciò risponde Gemara, Ela Marrava, scusi, Rochisa, Tamed Rabbi Yossi Mehacha, la ragione è poiché c'è il verso che dice La sod mishpat avdo mishpat amo Yisrael dvarim yomo, che Hashem giudica il popolo ebraico ogni giorno. Per questa ragione dice lui si riferisce all'esame di ogni mattina. Che quando un re e un pubblico vengono giudicati, prima di tutto il re viene giudicato, poiché da questo stesso verso che ho appena menzionato, che qui Avdo si riferisce al re, che per giudicare il re e poi viene menzionato il popolo ebraico. Ma etame, qual è la ragione? I bai temas, sia poiché lavora cara le metà malca avrai, che non è rispettoso,
lasciare lei aspettare fuori nella corte di giudizio, mi va di tema, e un'altra ragione mi came dell'infus coronav, che il re viene giudicato prima che Hashem si adira troppo per i peccati del pubblico. Amo Yosef, che mamma sino naidna, secondo chi noi preghiamo nel nostro periodo e durante l'anno, e noi preghiamo al Aksire, preghiamo per i malati, per Amrie, e per i saggi che si sforzano molto per studiare la Torah, Keman, e questa secondo opinione è Rabbiosi, che abbiamo detto che Rabbiosi disse che ogni persona viene giudicata ogni giorno. E perciò preghiamo ogni giorno per questi malati o per i saggi. La questione è, ma secondo i maestri che disputano con Rabbiosi, la nostra opinione è che siccome il giudizio fu già emesso di Rosh Hashanah, perciò la preghiera non aiuta più. Vebai tema. Oppure un'altra spiegazione, Leolam Rabbanan, veramente si può dire che anche i maestri hanno opinione che uno viene veramente giudicato di Rosh Hashanah, però la ragione per la quale si prega ogni giorno per questa gente è che Rav Yitzchak, Damar Rav Yitzchak, poiché Yafat Zakal Adam ben Kodzardin, ben Akal Zardin, che è bene gridare a Hashem e pregare a Hashem, sia prima del decreto sia dopo, poiché la preghiera può anche aiutare dopo il decreto. Tania, Anno Yuda Mishum Rabbi Akiva, Mipnei Ma Amrat Torah Aviu Omer Pesach, per quale ragione la Torah dice di offrire l'Omer di Pesach, che è fatta di d'orzo, Mipnei Sheh Pesach Zman Tuahu, poiché Pesach è il periodo del raccolto, e che veramente si intende che veniamo giudicati per il raccolto. Amar HaKadosh Baruch Hu, avvio lefonai Omer Pesach, portate dinanzi a me l'offerta di Omer, che dai Shitbarech Lechem Tuva Shemasod, affinché la cultura venga, sia benedetta, e la cultura nei campi sia benedetta. Come prima la Torah avviò Shtei Lechem Atere, quella giorno la Torah disse di portare due pani di frumento di Shavuot, il Pnei Shatzeret Zman Perot Elanu, poiché Shavuot è il periodo nel quale veniamo giudicati per la frutta degli alberi. Amar HaKadosh Baruch Hu avviò Lefanai Shtei Lechem Atere, Kishet Barku Lechem Perot Elanu, portando innanzi a me due pani di frumento di Shavuot, affinché la frutta degli alberi sia benedetta. Ma come frumento non è frutto dell'albero, e c'è anche un'opinione che il frutto vietato di Adamo Rishon era frumento. Perciò ho visto che c'è chi spiega che veramente all'inizio frumento cresceva su alberi, e perciò questo potrebbe spiegare anche questo fatto, perché portando i due pani di frumento è affinché si benedicano, siano benedetti i frutti degli alberi. Per quella ragione si versava l'acqua di Sukkot. Offrite dinanzi a me l'acqua che viene offerta di Sukkot, affinché le piogge che successive che siano benedette, cioè che benedicano l'anno, cioè i prodotti. Imru le farai Roshana, e anche pronunciate dinanzi a me Roshana, Malchuyot Zichronot Veshofrot, Malchuyot Kedesh Temdechuni Alechem, e Malchuyot affinché mi incoronate
con questa vostra preghiera, Malchiot, e Zichronot, affinché il vostro, che decia le Zichronot, affinché il vostro ricordo salga verso me in maniera beneficiale. E affinché mi anche è una maniera di incoronare Hashem, e shofarot e beshofar, che quando suonate shofar anche il vostro ricordo sale verso me e Hashem ci manda le benedizioni. Amrabau, Lama tokim shofar shelail, per quale ragione si suona uno shofar di un montone? Amro kishbohu, tikul fanai shofar shelail, kedai shetzkorachem akedat Yitzchak ben Avraham, affinché io possa ricordare il sacrificio che Avraham offrì suo figlio Yitzchak. E infatti, e benché nella Torah c'è scritto che l'angelo di Hashem gridò a Avraham Avinu che smetta, che non immoli il suo figlio. Però il Zohar dice che invece c'è Avraham Avinu fece sì la Shechita, e Yitzhak, l'anima di Yitzhak andò in quel periodo in Gan Eden per 2 anni. E perché dei periodi nel mondo superiori sono diversi dei nostri, della nostra comprensione dei tempi, che è tutta un'altra dimensione, che quello che per esempio uno sta in una situazione critica, che per esempio potrebbe accadere un incidente, e allora Bashamayim giudicano, e c'è tutta una discussione se quello dovrebbe essere castigato oppure no. E nel Shamayim questa discussione potrebbe durare a lungo, però in questo mondo questa discussione dura forse un centesimo di un secondo, una piccolissima parte di un secondo. A me abbao, l'amato che no, questo abbiamo già visto. Amra Mitzchak, l'amato che Roshana, Chiagmara, per quale ragione si suona il shofar di Roshana? Chiagmara, l'amato che per quale ragione si suona il shofar? Rahman Amar Tiku, la Torah dice chiaramente esplicitamente Tiku, cosa chiedi domande? E la Lama Merin, per quella ragione si suona anche, non solo Tzkia, ma anche Trua. Merin. E la ragione è perché Merin, Nachman Amar, Zichron Trua, che la Torah dice specialmente l'espressione di Trua. E la Lama Tokin Merin, la domanda che intende dire è, per quella ragione si suona Shofar, Tzkiot e Truot, quando sono seduti, e quando è proprio seduto prima di Tfulat Musaf. Voltiamo da Mitzvah Merim Kshayim Omdim, e si suona shofar anche Tzkiot Truot quando stanno in piedi durante la preghiera di Musaf, durante le tre brachot, che dai l'arbev a Satan per confondere Satan affinché non venga a sparlare del popolo ebraico di Rosh Hashanah, poiché il popolo ebraico sono Hashem ama il popolo ebraico perché compiono le mitzvot. Vano Mitzchak, kol shana shento kin la bitchilata, merin la besofa, ma itama, de lo yarbev satan, che ogni anno che non suonarono shofar all'inizio di Rosh Hashanah, alla fine dovranno decretare dei digiuni per disgrazie che potrebbero accadere durante l'anno, e perciò decreterebbero di certi digiuni, e allora suonerebbero shofar, così come che infatti suonano shofar quando i saggi instaurerebbero dei digiuni per delle calamità che potrebbero accadere. E la ragione è poiché non suonare il shofar di Rosh Hashanah, che non confusero il Satan di Rosh Hashanah.
E perciò il Satana viene a sparlare del popolo ebraico, viene a accusare il popolo ebraico nella corte celeste. E perciò accadono certe calamità. Vamara Mitzrak, Kol Shana Asher Rasha Betchilata Mitashev Sofa. Ogni anno che è povero all'inizio e alla fine dell'anno si arricchisce. Cioè vi è benedizione. Shenemar, Mereshit Shana, siccome c'è scritto Mereshit Ktiv, Reshit nella espressione Rash, povero, Ve'ad Acharit, fino alla fine dell'anno. Perciò Sofa Shesh Acharit, che avrà una buona fine, la fine dell'anno. Vanno Mitzchak, Endanitak Adam ed Alpi Massav Shelotasha, che una persona viene giudicata solo per le azioni che lui commise allora e non per quello che commetterebbe nel futuro. Shenemar, che riguardo Ishmael, c'è scritto che Hashem fu salvato, Kishamai Elokim, il Kol Hanar, Basher Husham. Basher Husham vuol dire così com'era in quel momento. In quel momento non era ancora malvagio, e perciò Hashem lo salvò. Benché nel futuro Ishmael causerebbe agli ebrei di morire di sete. Damar Mitzchak, Shlosha Dvarim Mezkerin Avodatam Shel Adam. Tre cose causano che i peccati di persona vengano ricordati, sono Kenatui, se uno va sotto un muro pendente, un muro inclinato che potrebbe cadere, e allora mette in repentaglio la propria vita, e ciò causa che vi è una discussione nel cielo se lasciarlo in vita o di far crollare il muro su di lui, e sarebbe la sua fine. Viuntifila, e quando uno prega e pensa che ha un merito particolare perché ha pregato bene, allora gli spetta che Hashem accetti la sua preghiera e gli spetta che Hashem gli dia ciò che lui pregò per le cose che lui pregò. E umosadina chaverò, quando uno dice, per esempio, qualcuno fa del male a un altro, commette un torto contro un'altra persona, e lui dice che Hashem giudichi tra me e te. Questo è assolutamente un peccato vietato, vietato di fare così. E poiché infatti sarai la nostra matriarca, sarà Damar Rabbi Abi Kora Moser Dina Chaverò Una Inashkila, che lui che fa così, che dice che Hashem giudichi tra di noi, lui viene punito prima, poiché vediamo che riguardo a Avram e Sarah, c'è scritto Vatrom e Sarai, l'Avram Hamasi Alecha, che Sarai anche disse così, che Ishpotashi, c'è scritto Torah, Ishpotashi, Hashem, Beni Uvenecha, che Hashem giudichi tra me e te, che la schiava Agar si comportò male contro Sarai. Uchteve, dopo di ciò c'è scritto Vatam HaSarah, Bekriyat Arba, Ud Hebron, Beret Kenan, Vavaram rispose Sarai, Vizkotah, che lei morì prima di Avram Avinu per questo peccato, che lei si espresse in questa maniera, che disse Ishpot Hashem Beni Uvenecha, che Hashem giudichi tra me e te. Ve'amar Rav Yitzchak, Arba'a Dvarim Mikarein Gdar Dinu Shel Adam, Elu Hem Tzedakah, Tzedakah, Shinui Hashem e Shinui Maaseh. Quattro cose causano che il decreto sia strappato. E Tzedakah, uno quando dà beneficenza, Tzedakah, quando uno grida nella preghiera, Shinui Hashem, quando cambia il nome o si aggiunge un nome, che allora è anche un cambiamento, e Shinui Maaseh, quando cambia le sue azioni, cioè migliora le sue azioni. Tzedakah, di tipo, c'è scritto riguardo a Tzedakah, Utzakata Sinimavet, che la Tzedakah salva la vita dalla morte. E tzaka, e grido, c'è scritto, vai tzaku el Hashem, bazar laem mimtsukotehem yotziem, che loro gridarono Hashem nella loro angoscia, nei loro guai,
e Hashem li salverebbe dai loro guai. E dice che Hashem strappa il giudizio. Dichtiv, poiché c'è scritto, e sarai ishtecha lo tikra et shema sarai kim sara shema. Uchtiv, uberachti ota vegam notati mimena lecha ben. Che Hashem disse a Avram Avinu di cambiare il suo nome, cambiare il nome di Sarai per Sara, poiché affinché possa avere prole. E infatti la lettera Hei è una lettera di moltiplicazione, cioè nel senso che uno può avere figli. E poiché la lettera Hei è una lettera particolare che aumenta la procreazione, e ciò è scritto esplicitamente nella Torah. Dove è scritto ciò? Questo è un indovinello che vi faccio a voi, però ve lo dico subito perché aspetteremo che cosa? Che voi dite la risposta? La risposta si trova quando Yosef disse agli egiziani: He lachem zera, he, la lettera Hei, he lachem zera, che causa la procreazione, che moltiplica. E infatti anche Avram Avinu, il suo nome, Hashem aggiunge la lettera Hei affinché possa avere un figlio. E Shinui Mase, il cambiamento delle azioni, causano che Hashem strappi il decreto, dichtiv, vaero kimet maasem, e riguardo gli abitanti della città Ninve, con la storia di Yonah, uchtiv, c'è scritto, vaenachem elokim el harasher diber lasot laem, velosa, che Hashem cambiò la sua opinione, e non causò e non portò su loro delle calamità, e poiché cambiarono il loro fecero teshuva. E invece gli altri dicono anche il cambiamento del posto anche cambia che può cambiare il decreto. Dichtiv, poiché c'è scritto Vayomer Hashem el Avram lech lecha me'artzecha. Vattene dal tuo paese. Poi, e ciò è un cambiamento di posto. Vadar ve'escha, e dopo ciò è scritto che ti farò un grande popolo. E ve'idach, e l'altro, c'era Yitzchak, che lui dice che il cambiamento di posto è una cosa che cambia il decreto, cioè che strappa il decreto. E comunque non si può offrire una dimostrazione da Avram Avinu, poiché Ahu, quel verso riguardo Avram Avinu, non è perché cambiò il posto, ma bensì, Zchuta Deretz Israel, hi, de'ahani Yoleh, poiché è il merito della terra di Israele che fece così che Avram Avinu abbia successo, ma non perché cambiò il posto. Comunque, secondo colui che dice che uno cambia la città di residenza, quando quello che ha detto cambia posto si intende che va a abitare un'altra città, la ragione è poiché quella città è colpevole di diversi peccati e misfatti, e perciò grava troppo. Perciò si cambia, va a abitare un'altra città, diciamo una città nuova, non ha troppi peccati, può cambiare il suo destino. Vamra mitzvah, chav adam lagbil pnei rabbo baregel, che uno deve incontrarsi con il proprio maestro durante ognuna delle tre feste. Sinemar,
perché è scritto riguardo alla donna Shunammite, che il profeta Elisha gli promise di avere un figlio, e infatti gli nacque un figlio, però racconta lì nel Tanakh che il figlio morì e lei vuole andare dal profeta Elisha, e il marito gli chiese: Madua tolechet el avayom, perché vai da lui oggi? Lo chodesh lo Shabbat. Non è Rosh Chodesh e non è Shabbat che vuoi andare a incontrare il profeta. Miklal, da ciò si può derivare che deve chodesh Shabbat e vai alle mezzan, che di Rosh Chodesh e di Shabbat, e lei dovrebbe andare a incontrare il profeta o il rabbino o il maestro spirituale che guida la comunità. Ve'amar Rav Yitzchak, chayav adam letayel et atzmo baregel, che uno deve andare a mikveh e purificarsi per la festa, sheneemar, e c'è scritto nella Torah, uvnei latam lo tigao, che non toccherete delle carogne. E ve'etanya namiachi, e insegnò, uvnei latam lo tigao, yachol yisrael muzarin al bagan nevelah. Forse potreste pensare che un ebreo, è vietato un ebreo di rendersi impuro toccando una carogna di un animale morto, Talmud Lomar, e morra con i Bnei Aaron, che Bnei Aaron Muzarim, Bnei Israel El Muzarim, che solo i Kohanim sono ammoniti di non rendersi impuri, ma non gli israeliti. Parlò di Varim Kavachomer. È un kalvachomer, che è un matu, ma chamura, l'impurità di un morto, che è rigorosa, che solo Kohanim Muzarim, che solo Kohanim sono ammoniti di non rendersi impuri, che Israelim Nami Muzarim, che israeliti normali che non hanno questo divieto, tumah kala, un'impurità leggera come l'impurità di una carogna, lo kol sheken. Che a maggior ragione che gli israeliti non hanno un obbligo di non rendersi impuri, cioè possono rendersi impuri. E la Talmud Amar, perciò viene insegnato, Mimratano Tigau Baregel, che durante le feste gli ebrei sono obbligati a rendersi, di purificarsi e di non rendersi impuri persino con un'impurità leggera. Amar Klusvedai Amar Yochanan. Tre libri vengono aperti di Rosh Hashanah. Echad Shereshem Gurim, un libro dei malvagi perfetti che hanno solo peccati, o cioè la maggior parte hanno maggioranza di peccati, cioè hanno più peccati che meriti. Echad Tzadik Gurim è un libro dei tzadikim che hanno quasi solo meriti, e uno di quelli medi. Tzadikim Urim, i tzadikim immacolati, nichtamim l'altar, lechaim, vengono, e il loro giudizio viene scritto, firmato e sigillato subito di Rosh Hashanah per la vita. Rishaim Urim, nichtamim l'altar, l'imità. E gli malvagi, i peccatori, vengono, il loro verdetto viene scritto e sigillato subito per essere giustiziati, per perdere la vita. Benonim, Tuim Omdi, Merosh Hashanah, Vad Yom Kippurim, che i medi, che hanno più o meno metà meriti, metà peccati, e il loro verdetto aspetta, e fino a Yom Kippur. Zachu, Sefer Shelo Teshuvah, Nechtavim Lechaim, vengono scritti per vita, lo Zachu Nechtavim Mita, non hanno i meriti, e il loro verdetto viene scritto per la morte. Veramente
il sardine può essere rimandato un po' fino a Hoshanah Rabbah e in alcuni casi fino a Hanukkah. Arman Biavid, Maikra, cos'è il significato del verso che dice Imachum, Misefer Chaim, Ve'ad, Ve'im Tzadikim, Ali Ketevu, che vengano, siano cancellati dal libro della vita e non che vengono iscritti con i Tzadikim. Imachum, Misefer, che siano cancellati dal libro, questo si intende, se si francese, Shemburim, il libro dei peccatori immacolati. Chaim, quando vi tende Sefer Chaim, Zesi Francia Tzadikim, il libro dei Tzadikim, Ve'im Tzadikim, Ali Ketevu, e che non vengono iscritti con i Tzadikim, si riferisce a Zesi Francia Benonim, dei Medi, Mediani. Nachum Bar Yitzchak Amar Me'acha, si può derivare questi tre libri da ciò che dice la Torah, Ve'im Ha'im Ha'chenim Sifra Chasher Katavta, che Moshe Rabbeinu, vediamo che c'è una dimostrazione, che c'è un libro così, che Moshe Rabbeinu disse a Kadosh Baruch Hu, se non perdonerai il popolo ebraico, allora per favore cancellami dal tuo libro che tu scrivesti. Mechanina, Zesi Francia Rishim, cancellami questo il libro dei malvagi o degli peccatori. Misifrecha, Zesi Francia Tzadikim, il tuo libro si riferisce al libro di Tzadikim. Ashkatavta, che è scritto, si riferisce al libro dei Medi. Tanya, Meshavai Omrim, Shalosh Kitot El, Liyom Adin, che tre gruppi di persone vengono giudicati. Che questo si riferisce durante la resurrezione dei morti. Hacha Tzadikim Gurim, uno dei Tzadikim Immacolati, Vachacha Rishen Gurim, uno dei grandi peccatori, Vachacha Benonim, è uno dei medi. Tzadikim Gurim, Nechtavim Nechtamim, L'Altar Lechaim, Lechaim Olam Abba. Dice qui, Chaye Olam, si intende Olam Abba. Tzadikim vengono scritti e sigillati, cioè la firma sigillata, e per la vita, cioè si intende Chaya Olam Abba, e si potrebbe forse interpretare Chaya Olam vuol dire per la continuazione della vita, però se si dice Chaya Olam si riferisce a Olam Abba, e così c'è qualche interpretazione, si riferisce a Olam Abba. Rishengurim nechtamim l'altar le Geinom, vengono giudicati e mandati a Geinom, Sheneemar v'rabim bishnei admat afar yakitzu, elo che'olam velo ler charafo lidron olam. E parecchi di coloro che dormono nella terra verranno risurretti. E si riferisce alla vita futura, che è Cheolam, che è una vita eterna. Cioè, Tzadikim per la vita eterna e gli altri, Tzadikim, che andranno persi, e sarà la loro fine. Benonim, Yordim e Gino, e Benonim, i Medi vengono mandati per un corto periodo a Geinom. E Umitzafsifin, e gridano per i dolori, quello che patiscono in Geinom. E dopo di ciò, e alla fine vengono salvati, vengono estratti da Geinom, Shineimar. Beit Hashlishit ba'esh utzraftim kitzrof et hakesef vechantim kivchon et hazaav uikra bishmi v'ani ehenè oto. E che lo porterò, il terzo, si intende il terzo gruppo dei medi, nel fuoco, e li purificherò così come si purifica l'argento,
e lo raffinerò come uno raffina l'oro. Loro mi chiameranno per il nome di Hashem. E Hashem dice, io lo risponderò, e cioè che Hashem li salverà dal Gehinom. Valeem amrah Hana, e ciò che disse Hana, che nel suo canto, che nel suo lode, si riferisce a essi quando disse Hashem Ebitum Chayem Morit Sheol Vayal, Hashem causa la morte e ridà la vita, e fa scendere giù nell'abisso e riporta su. Betilelomrim, Rav Chesed, Matekel Pechesed, chiaramente Hashem è una tendenza verso la misericordia. Valema Mar David, riguardo a essi, dice David Amir nel Teilim, Avti Kishma Hashem Eskuli, mi piace quando Hashem ude la mia voce. Valema Mar David, Kola Parasha Kula, Daloti Velo Shia, e ciò che dice. E Avti Kishma Hashem Eskuli si riferisce a coloro che stanno per andare nel Gehinom, e riguardo a essi Davide Amelech dice Vedaloti Veloshia, e Daloti nel senso che sono poveri, poveri in mitzvot, Hashem, e Hashem li salva. E Pushei Israel Megufan, Pushei Umot Haolam Megufan, che Yordim Legeinov Neonima 12 Chodesh, che i peccatori ebrei vengono puniti con il loro corpo in Geinom, e anche i Goim vengono castigati, un castigo corporale, e scendono in Geinom e vengono giudicati per 12 mesi. E questo è prima di dove? Questo è prima di Tchet Amitim, prima della risurrezione dei morti. Ulachar Shematodesh Gufan Kale, e dopo 12 mesi il loro corpo viene consumato, la loro anima viene bruciata, e verrà mefasertanta anche capote la grazia di Kim, e un vento di Hashem sparpaglia la loro cenere sotto i piedi di Tzadikim. Sheneemar, ta'asotem reshaim ki yu efer tachat kapot ha'Elohim, e calpesterete i peccatori, poiché si saranno cenere sotto i vostri piedi. Avara Minin sono i miscredenti, come i Sadducei e i Batusei, che loro interpretarono la Torah diversamente e non accettarono Torah Shebaalpeh, come i nostri maestri interpretano la Torah, e come interpreta la Gemara e la Mishnah, eccetera. V'Amassorot, e coloro che fanno la spia contro ebrei, e i goim, i governi, si accaparrano di proprietà di ebrei, ma più corsi, e coloro che disprezzano i maestri, e coloro che shekafu Torah, e coloro che non accettano la Torah, respingono la Torah, e dicono che la Torah non fu data da Hashem, ma bensì Moshe Rabbeinu se lo inventò, invece che proprio tra coloro che non credono nella risurrezione dei morti, invece che giù dal Chesivur, coloro che andano la propria strada e non partecipano con la comunità ebraica, che vivono da sé e non fanno parte degli ebrei, sia necessità, se non pagare tasse, ossia perché non partecipano alle calamità che accadono agli ebrei, e coloro che terrorizzano la comunità ebraica,
questi stivitano per coloro che peccarono e causarono gli ebrei di peccare, che uno di Robam ben Nevat, come Robam ben Nevat, che lui era re di Israele, cioè del popolo ebraico era diviso in due, in Giudea e Israele, e siccome lui era geloso che gli ebrei sarebbero andati a Gerusalemme per le tre feste, lui impedì agli ebrei di andare a Gerusalemme e mise delle statue che obbligò gli ebrei di adorare dei vitelli d'oro. Loro, gli ordini Geinom, vanno in Geinom, venivano in Valle d'Oregoros e vengono castigati per parecchie future generazioni. Cioè il loro castigo continua parecchio tempo. Ce ne marvo e assumere uno più grande scema, più scimbi, tutto lo tanto molto molto, diciamo, eccetera. E usciranno e vedranno i cadaveri degli uomini che peccarono contro me. E c'è scritto lì che i loro vermi non termineranno, e il fuoco che li brucia non verrà spento. E Geinom Kaleh Ben Enakelim, che il Geinom alla fine verrà terminerà, finirà, ma loro non, il loro castigo non terminerà. Shenemar, Vissoram Levalot, Sheol, Mizvulo. Ossia, anche quando l'abisso smetterà di esistere, le loro anime continueranno ad essere pulite. Per quale ragione? Mi piace Pashtu, Yedeem, Bisvul, poiché peccarono contro il santuario. Shelemar, Mizvullo, Ezvul, si riferisce al santuario. Benzvul, Rebetamizash, che Ezvul si riferisce al santuario. Shelemar, poiché dice verso. Vanno veniti il Bezvul Lach e Valem Amra Chana Hashem Yechitum Rivav, che siano distrutti coloro che litigano con Hashem. Vanno veniti Bezvul Lach, vuol dire costruito una casa e lo chiama Zvul, perciò Zvul significa statuario. Hanno messo Barabin, Upneem, Dominio Shulek Dera. E le loro facce sono nere, simili ai lati delle pentole, che a quei tempi non c'erano, non c'era inox, acciaio inox, era solo ferro o rame. E le pentole, o di terracotta, e le pentole annerivano del fumo del fuoco, che non avevano gas come abbiamo noi, usavano legname che produce molto fumo, e perciò le pentole erano nere fuori. Vamarava, ve'ineu, e mi spiro spire breme cosa, o mi cano preghino. E loro sono quelli che sono, esteticamente sono belli, e sono coloro che sono viziati, e nella città Mechosa, che nella sua città, città Drava, che cercano sempre di vivere in lusso e di godere la vita in maniera più gioiosa, più elegante, più lussuosa possibile. Comunque sono chiamati quelli che fanno parte del Ghinò, e che alla fine finiranno il Ghinò. E quando si dice Bnei Ghinom, vuol dire i figli di Ghinom, vuol dire che fanno parte di Ghinom. Amar Mar, tornando a ciò che abbiamo studiato, una breità, Betelom Rim, Rav Chesed, Matei Klapei Chesed, ossia che fa pendere l'ago della bilancia della giustizia in loro favore. Che Rav Chesed vuol dire che è magnanimo assai. Chiamerà Vaktiv Vedita Shishit Baesh, cioè secondo Betilel Hashem
farà così che non vengano castigati in Geinom. Invece abbiamo visto nel verso che dice Vetis Shishit Baesh, che verranno castigati e bruciati in Geinom. E lì si riferisce a peccatori ebrei che commisero peccati con il loro co proprio corpo, e perciò anche Bezzilel sarebbe d'accordo con ciò. Perciò non si riferisce a peccatori che fecero peccati con il proprio corpo. Come si può dire che si tratta di Poshei Sebegufan, Ve'amrat, Let Leuta Canta? Abbiamo detto che non vi è rimedio. Abbiamo detto che verranno trasformati i ceneri, le loro anime verranno bruciate sotto i piedi di Kim, e di qui ci verranno perdonati alla fine. Sfada Guarà, chi è che utta canta la roba vanota? Se non hanno rimedio, questo si riferisce se hanno compiuto troppi peccati. Però qui, come abbiamo detto, che hanno, c'è rimedio, si riferisce a coloro che hanno messa vanot, messa zvuyot, che hanno metà meriti, metà peccati. Ve'it, behu, nami, e anche, possono avere anche il peccato avonde possessere il begufan. Lo sa che a lei dell'ave e vetit ha-shlishit ba'esh, cioè, coloro che hanno metà meriti, metà peccati, però hanno commesso anche un peccato grave, che hanno commesso un peccato con il loro corpo, che allora non c'è via di scampo e devono per forza passare questo vevetita shlishit ba'esh, che vengono bruciati anche no. Là, però, se hanno solo metà peccati e metà meriti, però non hanno commesso un grave peccato con il loro corpo, allora in questo caso Bettilel dice Vrav Chesed Matek la Pei Chesed, che Hashem cerca di spostare la bilancia verso i meriti e alla fine non vanno affatto in Geinom. Valehem Amar David Afti Kishma Hashem, riguardo a loro si riferisce a questi meriti che hanno metà Zkuyot, metà Avonot, che Akushboku è magnanimo verso essi. E riguardo a ciò, Davide Amela disse, Avti Kishma Hashem, che godo, mi piace che Hashem mi ude. Darashava, mai dichtiv, qual è il significato Avti Kishma Hashem, come abbiamo appena detto, Amra Knesset Yisrael Shem Akushboku, Ribbono Shel Olam, Matani Ahuva Lefanecha, quando è che io sono amata? Bisman shata shomea kol tachnunai, quando tu udi le mie suppliche, dall'otti veni Yoshia, e quando io sono povero, però tu mi salvi. Afal pi shitala ani mina mitzvot, perché io sono povera in mitzvot, comunque lina ele Yoshia, è giusto che è bene che tu mi salvi, cioè che fai sposti la lancetta della bilancia verso misericordia. Guarda, c'è serve kufan mai new. Chi sono i peccatori ebrei che peccano col loro corpo? Amarav karkafsa dromara filin. È un ebreo che non mise tefillin. Cioè, vi è una disputa tra i poskim se una volta in tutta la vita o ogni giorno, anche manco un giorno. E chi sono poshei umot ha'olam begufan, i peccatori con il loro corpo, tra i goim, ma rav bavera, i goim che peccarono e commisero peccati di moralità. Cioè, il Rambam, il Chot Melachim, Pertet, Alacha, Hei, dice che vi sono solo sei divieti per i goim. Sono la madre, moglie paterna,
che può essere non sua madre, ma una seconda o terza moglie, e adulterio con moglie sposata, sorella materna, omosessualità e bestialità. Timnah era la figlia di Elifaz, il figlio di Esav, diventò sua concubina e apparentemente sarebbe permesso in Torah. Comunque, ciò non distoglie dal fatto che è estremamente vile e meschino. Santa Braità, Veshinatnu Chitatam Beretz Chaim, sono i coloro che, i capi della comunità, che terrorizzarono la comunità. Questo è un capo della comunità che terrorizza la propria comunità, però non lo fa per Shem Shamaim, non lo fa a scopo di mitzvah, bensì per il proprio onore oppure i propri interessi. Una tale persona non vedrà, non avrà un figlio che sarà un Temichacham. C'è Neymar che riguardo a quello che troviamo in Iov, che dice Lachem, Yireu Anashim, lo Yireh Kol Chachmei Lev, ossia perciò la gente ha timore di lui, però lui non vedrà un saggio nel cuore, un saggio di cuore. Abbiamo studiato nella braittà precedente che Bet Hillel Omrim Verav Chesed, che Hashem abbondantemente generoso. Ma te che il Pechesed? Yavid, cosa fa Hashem? Che apparentemente sembra che cambia quello che lui decise, la sua decisione. Rabbi Lazzaro Omer, Kovsho, e che abbassa un lato della bilancia, il lato dei meriti. Shenemar Yeshuvi Rachamenu Yechvosh Avoloteno, che lui Hashem mostrerà nuovamente misericordia, spingendo giù un lato della bilancia. Allora prevalgono i meriti sulle iniquità. Rabbi Yossi Bar Chanina Amar, Nosè, che al contrario, che alza un lato della bilancia, Shenemar, cioè che alza il lato dei peccati, Shenemar, Nosè Avon Veovera Pesha, che alza i malfatti, il lato della bilancia dei malfatti, e come se chiude un occhio e tollera. Tanat Vera Bishmael, ma Avir Rishon Rishon, che annulla il primo peccato dalla lista. Cheni Amidah, e questa maniera che Hashem fa le cose, che abbassa il lato della misericordia, della bilancia. Arava, Vavonatzmo, e non Imchak. Però il peccato stesso non viene cancellato. Ica ruba, no, perché se uno ha la maggioranza di peccati, allora, Machshiva Adayo, che Hashem li considera, e non è che allora può cambiare la bilancia. Rabbamar, Kol HaMa'avir Midotav, chiunque rinuncia di regolare i conti con colui che gli fece un torto, tace, e sta zitto, ma viene Kopshav, gli perdona tutti i peccati. Questo è un buon trucco. Se uno, ad esempio, uno svergogna qualcuno, un altro in pubblico, è molto importante che quello che lo svergognato che non dica una parola. C'è scritto Tole Eretz al Blima, che Hashem, come se Hashem sospende tutto il mondo, grazie a tale individuo che quando lo svergognarono, a cui comprendo che non rispose nulla. Tole Eretz
Blima, che Hashem sospende il mondo. Blima vuol dire nel vuoto, però si interpreta bli, ma, cioè, non dice neanche la parola ma, ossia perché per esempio mai fatto così, perché così, nulla, non dice una parola. Vuol dire che tutto il mondo sussiste in suo favore. Chiamalo, non siamo una vera pescia. Le meno servono a chi Hashem perdona, le misho vera pescia, anche colui che perdona, anche colui che non fa caso e non milita e lascia perdere. Ramona ben Rabbi Yeshua Halash si ammalò, al Rabbe Papa Rishurebe, Papa andò a visitarlo, Chazed Echalish le Alma, vide che stava proprio per morire. Amaleu disse al Papa, ai suoi parenti, erano lì nella casa, svitolei zavdeta, zavdeta, ossia approvvigionatelo per il suo viaggio, perché sta per morire. Le soffit pach, alla fine però guarì, va a mersi fra papa le mirsi, però il papa si vergognò di apparire dinanzi a lui, poiché disse di preparargli un lenzuolo funebre, ma lui sopravvisse. E Amrillei gli chiesero qualcuno quello che stava per morire. Ma Hazit, che cosa hai visto che sei rimasto in vita? Ma lui rispose infatti Achina, Achia, ma infatti stavo per morire. E la corte celeste decise di farmi morire, però Hashem intervenne. E Amar Leu, a Kosmoko, a Kosmoko disse alla corte celeste, o il velo mukim, bimilei, siccome lui non è rigido, ma bensì è molto tollerante di chi gli fece dei torti o del male, lo etakum vade, e non siate così meticolosi con lui, ce ne mano se avon vera pesha, mi non se avon, le mie, a chi vera pesha. E over pesha, dovrebbe essere over al pesha. E Hashem perdona a chi perdona. L'Ishrita Halato, per l'eminenza della sua eredità, cioè il popolo ebraico, Amarav Acha Barchanina, Aliyah Vekozba. Aliyah vuol dire una cosa buona. Aliyah è la coda della pecora che è tutta di grasso, che si dice che è una buona cosa. Oggigiorno la gente evita di mangiare grassi, perché, cioè è incorretto perché bisogna sì mangiare grassi, però grassi sani, non grassi dannosi. E Yahweh Kozba vuol dire una buona cosa, però che c'è un difetto, c'è un problema. Koz vuol dire una spina. E il verso dice, abbiamo detto, l'Isharita Harato, velo kol naharato. Hashem aiuta a una parte della sua eredità, cioè il popolo ebraico, ma non a tutti. A chi aiuta le mesce messie masmo a Kishraim. E uno che si considera, non è importante, non, cioè è molto umile, e non è arrogante, e non è orgoglioso. È molto umile. Come se uno umile, per esempio, se uno dice, spiega qualcosa a qualcuno, spiega alcune volte, quello dice non ho capito, non ho capito, capito. Dice, ma andiamo, non sei capace di capire con una cosa così semplice. Questo non si chiama umile. Umile uno che può ripetere alcune volte. C'è il caso di un saggio. Non ricordo in questo momento il nome, cerco di ricordarmi il nome, e spiegò qualcosa a un suo allievo 400 volte. E la corte celeste erano talmente stupiti di questo fatto, come è possibile uno che ha la pazienza di spiegare qualcosa 400 volte? Hashem gli disse a quel saggio. E gli disse: ti do una scelta, o tu vivrai 400 anni, o
consiglio che darò a tutta questa generazione, a tua generazione che vive con te, e darò a tutti Olam Abba. Lui rispose: preferibile che dia Olam Abba a tutti. Allora Hashem rispose: ti do entrambi, ti do però sia Olam Abba a tutta la generazione e anche a te, vivrai 400 anni. Ci sono quattro maniere, veramente ci sono di più. Comunque, vi dico adesso di quattro maniere per evitare di essere puniti e per evitare guai, qualsiasi sicuro. Una, e a parte questi quattro, abbiamo visto quello che uno che perdona altri e che lascia andare e non comincia a baccagliare con altri e perciò tutti i suoi peccati vengono perdonati, questa è una maniera. Però adesso vi dico altri quattro. Uno è lo studio Torah, e lo studio Torah salva e difende non solo mentre uno studia Torah, perché se uno compie una mitzvah, allora la mitzvah lo difende nel momento che compie la mitzvah, però quando terminò di compiere la mitzvah, quella difesa svanì. Uno che studia Torah viene difeso sempre, non solo quando studia, anche quando non studia. Un'altra, una seconda maniera è di recitare le Berachot a voce alta e assicurarsi che tutti rispondano Amen. E, per esempio, quando sono in casa con mia moglie, siamo molto premurosi, dire sempre le Berachot a voce alta e che risponda Amen. E delle volte io sono lontano, sono nel salone, mia moglie in cucina, allora grido la bracha finché lei possa udire. E un altro metodo per non essere castigato in Minas Shamayim è di essere umili, come ho detto, per esempio, di avere pazienza per altri e di non essere troppo arrogante e orgoglioso, poiché colui che è umile è come se non esistesse. Quando il Samechale sono Rosh Tevot di Sitra Achra, cioè il Satan, non vogliamo dire Satan, diciamo Samechale, e sappiamo già cosa si intende. E Satan è anche Yetzirah, anche Malach HaMavet, così dice Gemara. E quando viene di fronte alla corte celeste e vuole accusare qualcuno di qualche misfatto, allora gli dicono, spiacente, lui non esiste. E nel nostro computer non c'è, poiché se è umile, allora è come se non esistesse, è come se non avesse uno spessore più fine della carta, finissimo, talmente fine che è come se non esistesse. E un quarto metodo è di non udire e non ascoltare la Shonara, che quando il Samech Aleph e viene, si presenta davanti a corte celeste per accusare qualcuno di qualche peccato che compiete, allora gli dicono, spiacente, non vogliamo udire nulla su quella persona, perché lui è meticoloso di non udire nulla di Lashon Hara contro qualcun altro. Perciò, così come lui non ude Lashon Hara, cioè ugualmente anche noi non vogliamo udire Lashon Hara su quella persona. Rabbuna Rami, Ktiv, Rabbuna presentò una contraddizione tra due versi. Che un verso dice Ktiv, Tzadik Hashem Bechol Drachav, che Hashem è giusto nelle sue strade, nelle sue maniere, nei suoi modi. Un altro verso dice Ktiv, Chassid Bechol Ma'asav. E Tzadik vuol dire che è preciso, Chassid vuol dire che è misericordioso. Cioè, se Hashem è Tzadik, che è meticoloso, allora non perdona nessun peccato, ogni peccato deve essere espiato. Se invece il Chassid, che Hashem è generoso e misericordioso, vuol dire che si perdona diversi peccati. Perciò spiega, Rabbuna spiega, che Bitkhila all'inizio Hashem è Tzadik, è preciso, è senza
e nessun compromesso. Professor Hasid, alla fine Hashem è misericordioso e perdona. Rabbi Elazar introdusse un'altra contraddizione. Ksiv, Ulchashem Chesed, ugualmente Hashem, tu, e il verso dice a te è magnanimità, e un altro verso dice Ksiv, Ketati Shalim Leish Kemaseo, tu fai pagare a ognuno i suoi misfatti. Ciò spiega, Mischila Ketati Shalim Leish Kemaseo, prima gli fa pagare i misfatti. Ulbasov, alla fine Ulchashem Chesed, alla fine Hashem non lo giudica rigorosamente, ma bensì Hashem è misericordioso. Ilfi, Amrila Ilfa, un saggio chiamato così, Rami, chiese anche una contraddizione. Sì, un verso dice Rav Chesed, e magnanimo assai, uktiv ve'emet Hashem è il Signore della verità. Perciò vi è una contraddizione: da un lato vi è verità, perciò dovrebbe castigare coloro i peccatori, e perciò risponde mischila ve'emet, che Hashem all'inizio è l'attributo della verità, che non permetterebbe di sorvolare nessun peccato. Ulvasò, però alla fine è Rav Chesed, però alla fine Hashem è misericordioso. Dice il verso, ora se me lo conosco di Kra, amore mio, il malo mi crea tu, io sono un buono. Se non fosse il verso esplicito che dice che Hashem passò dinanzi a Moshe Rabbeinu, non si potrebbe pronunciare, perché Hashem non ha un movimento che passò, Hashem si trova ovunque, perciò non è possibile dire che Hashem passò, però c'è scritto così, nella me, perciò viene segnale che Shinitate Kosboku Shlersibur, che Kosboku si mise addosso il talit, si avvolse nel talit come un Shlersibur, virare Mosè seder tfilah e mostrò Mosè Rabbeinu come bisogna pregare. Amalo cosma ci sarà chotin, gli assur panai kasè della zeva nemochele, che fintanto come gli ebrei peccherebbero nel futuro, però se direbbero questo verso, Hashem Hashem, che era fondo Hanun, sono semidot, io li perdonerò. Però ci sono interpretatori che dicono che non è che è sufficiente dire questo verso, Hashem Hashem, bisogna anche fare teshuva e compiere le mitzvot. Hashem Hashem, ani hu kodem shechita Adam, v'ani hu lachar shechita Adam yaseh teshuva. La ripetizione è per spiegare che uno è prima che la persona pecchi, ma uno potrebbe chiedere se prima che pecca qual è il problema? È prima. E c'è chi spiega che Hashem sa il futuro e sa che peccherà. E Hashem è l'amidat rachamim, l'attributo di misericordia, anche dopo che la persona peccò e fece teshuva. E dopo Hashem dice che era come Hanon, che Amar Rabbi Yehuda, Brit Kruta Lesrotze Midot, Shenon Kruta Zrika, che è come se fosse un patto Kruta vuol dire reciso. Di queste Lesrotze Midot che compiono sempre il loro effetto e che perciò che aiutano a perdonare. Shelemar, Yanochi Koret Berit, riguardo a questi strozzi midos, Hashem Hashem Kerchum, eccetera, che se menzionerete questo verso, io Hashem dice che ascolterò le preghiere e perdonerò. Amar Yochanan, Dola Tshuva, Shemkarat Bezer Dino Shel Adam,
Teshuvah è una cosa importante, poiché aiuta a strappare il giudizio finale. Sheneimar, Hashem lev ha'am hazeh ve'oznav achved ve'enav hasha, pen yireh ve'enav ve'oznav v'yishma'u lo'vo yavin v'shav v'rafalo. Ossia, riguardo, qui si tratta riguardo al Es Israel, che Hashem minaccia di desolare Es Israel, e dice che questo popolo ingrassa il loro cuore e fa sì che i loro orecchi diventino duri e sigilla i loro occhi, poiché altrimenti potrebbero vedere e udire e capire con il loro cuore e potrebbero ripentirsi e essere guariti. Che il popolo, nel rifiutare di ascoltare parole del profeta, è come se cercasse di evitare di migliorare la loro situazione. E quello che dice quel verso è che se loro si pentissero dei loro peccati, verrebbero guariti cioè la minaccia di desolazione verrebbe annullata. E ciò dimostra che Teshuvah annulla un decreto negativo. Amale Rafav Rebaye, Vedilma Lifnei Gzaldin. Forse ciò si riferisce a prima del Gzaldin, non dopo il Gzaldin, dopo che il decreto fu sigillato. Ma lei verrà a farlo, sì, è scritto verrà a farlo, vedo da varsi tre fuori, qual è la cosa che necessita una medicina? Per me, Zeg Zardin si riferisce al decreto finale. E perciò intende dire che se, anche se il decreto fu sigillato e tutto è deciso, comunque Teshuvah aiuta a annullare il decreto. Metti ve chiedo a Shiva, Ashav bentaim mochalino, uno che fa Teshuvah tra Rosh Hashanah e Kippur, lo perdonano. Lo Ashav bentaim, però se non fece Teshuvah, afilo vi kol ele nevayot shebaolam el mochalino, anche se portò tutti i montoni di nevayot, una zona, e tutti i montoni del mondo, non lo perdonano. E vediamo perciò che se fece Teshuvah dopo il decreto, allora non aiuta. Risponde come una locascia, non c'è difficoltà, non c'è contraddizione, perché Yachid, ciò che mi ha detto che non aiuta, si riferisce a un individuo che fece Teshuvah, che non aiuta dopo che fu sigillato il decreto. E Havetibur, e riguardo al Tzibur, a un pubblico, alla comunità, che aiuta anche dopo il decreto, decreto finale. Mettive chiedere a Shiva da una braità, che il verso che dice Tamid Hashem Elokei Rabba Mereshit Hashanah Ve'ad Acharit Hashanah, che Hashem è come guardiano e osserva tutto in Eretz Israel, dall'inizio dell'anno fino alla fine dell'anno, per vedere cosa il popolo ha bisogno e riguardo ai decreti. E delle volte i team le tova, delle volte la fine dell'anno ha una buona fine. E alle volte i timnerà, delle volte al contrario, che non è così buono.
I temi tova che c'è, per esempio, adesso che sei lasciato in guru, se gli ebrei erano peccatori immacolati, e di Roshanà, o Pasqua è diciamo i muatim, e Hashem decretò che vi saranno piogge scarse, le sov chazurbaim, alla fine fecero giuba. Adesso, leo si fa le nifshar, aumentare le piogge non si può perché shekvar nigzera gzera, poiché il decreto fu già emesso. E la Kushbohu Moridal Mizmanan. Hashem porta le piogge nel momento necessario alla Rezza Zichalen e sulla terra che ha bisogno di queste piogge. E le porta invece di espandere le piogge su zone che non necessitano le piogge, come ad esempio foreste e deserti. E perciò concentra le piogge sulle zone che hanno necessità delle piogge. E a quale fiarez? E tutto dipende dalla terra. E come ho detto, dipende dalle zone che hanno bisogno e le zone che non hanno bisogno. I Timlera che c'è, delle volte il decreto non è così buono, poiché adesso si tratta di Kim Guru Roshana, se gli ebrei erano tzadikim, immacolati Roshana, Upasku Alehen, Shamim Rubim, e Hashem decretò parecchie piogge, le Sof Chazrubaem, e alla fine peccarono. Lifchot men yeshar, divino non si può perché già decretò, c'è qua nizrak zara, già decretò, e rak shvuchu moridan shrobi moran, perciò Hashem, per castigarli, Hashem porta le piogge quando non sono necessarie. Per esempio, prima della semina, alare c'è nazionale e fa cadere le piogge sulle terre che non hanno necessità di piogge. Adesso, Letova, se erano Rishaim Droshana e fecero Ciuva, mia, li carri di Zardinaio, ve lo sifleu, e perlomeno che Hashem strappi il decreto, che aggiunga delle piogge. E perché disse che non si può. Abbiamo detto che Hashem annulla il decreto, strappa il decreto. E qui vediamo che non si può. Shaniatam defshar beachi. Risponde Gona che veramente sì, potrebbe strappare il decreto, annullare il decreto, però in questo caso c'è una maniera diversa di risolvere questa contraddizione, questo dilemma. Tashma ti porto una dimostrazione e una domanda contro Rabbi Yochanan, che è stata una verità che dice: Yordai Yambor Niot, Osemi Rachamim Amim Rabbim, Emar Um, Maaseh Hashem, Veifrotai Mitzurah, che quelli che vanno nelle navi, cioè marinai, e che fanno lavori nelle grandi acque, e loro videro le cose stupende che Hashem fa nelle acque profonde, e Hashem parlò e portò dei venti di tempeste e alzò le onde, e le onde si innalzarono verso il cielo e scesero nelle profondità, e le loro anime si sciolgono
con tutti questi, con queste difficoltà. Essi vacillano e si trascinano barcollando come degli ubriachi, e gridarono a Hashem nella loro angoscia. Hashem li portò fuori dalle loro pene e interruppe la tempesta per riportare la calma. E li guidò alla loro destinazione. E che ringraziano Hashem per la sua magnanimità. E questa è la traduzione del verso, quello che sta di tutto questo verso qui, che dice: Vayomer v'yavedru ha-se'arav v'tromem galav, yachogu ha-nanu k'shikor, eccetera. V'chokhmatam yitbala v'yatzakul Hashem v'tzar la'em. וצוקותיהם יוציאם ידור השם חזון נפלאות בני אדם עשה להם עד עשה השם השם מפץ די סייני come per esempio delle parole che ach merak she batora quando c'è una parola ach o rak nel Torah non sono lì queste parole messe lì a vanvera ma bensì hanno uno specifico uso e un'intenzione. Lo parla per dirti che Tzaku Kodem Giardin, che essi pregarono Hashem prima del decreto, prima che annegarono, allora Hananim vengono, Hashem gli risponde, però se Tzaku Lachalgadim, però se gridarono dopo il decreto, e Nananim, Hashem non li accetta più la loro preghiera, la loro tshuva. E ciò crea una difficoltà contro Rabbi Yochanan, che disse che il decreto della comunità, di un pubblico, viene strappato. Risponde Gemara, Haninami, Keichididami. Però questi sono considerati anche come individui, non come una comunità, poiché e non vanno nelle navi, la gente non va in navi normalmente, non è una cosa abituale. E spesso non vi sono neanche 10 persone in una nave. E perciò, anche se erano 10, comunque non sono considerati come una comunità, che Hashem strapperebbe il loro decreto. Tashma ti porta una dimostrazione, Shalah, Gloria, Gerotti, Tramigan, Gabriel. Gloria la convertita, chiesa a Ben Gamliel, Ktivi Toratchem, è scritto nella vostra Torah, e alcuni commentatori dicono che indubbiamente non era convertita ancora, perché altrimenti non avrebbe detto scritto nella vostra Torah, avrebbe detto nella nostra Torah, Hashem lo esapanim, che Hashem non favorisce, Uchtiv Isa Hashem panavelecha. Vediamo che Hashem si favorisce. Nitpala Rabbi Yossi a Cohen v'amarla e Epsholach Mashal. E Rabbi Yossi a Cohen attaccò discorso con lei e gli disse che gli vuole presentare una parabola. Le mada vadome, la cosa è simile all'Adam Shinoshim Haveromene, che uno che deve del denaro a un altro. Vei cavallo Osman Bifnemelech e stabilì di restituire il debito e Venishbalo Chemelech e giurò sulla vita del re. Ighi Osman lo però, e quando giunse il tempo e non restituì il debito, Balfaestamelech andò a placare il re. Poiché giurò sulla vita del re e non mantenne la parola. V'amarlo, El Bonim Ochulach, io ti perdono per l'imbarazzo che mi hai causato. Però, lecho fa'es et chavrucha, però vai e metti d'accordo con il tuo prossimo.
Ed ugualmente, Achinami, nel nostro caso, che Can, nel verso di Sashem Panamelecha, che Hashem ti favorisce, che ti favorisce, perciò ti perdona anche se non ti spetta che deve perdonarti. E Can, nel verso che Hashem dice che non favorisce, qui si tratta, Baruch Menon Haverò, qui si tratta tra peccati tra due persone, uno verso il suo prossimo. Acemar Rabbi Akiva, finché venne Rabbi Akiva e insegnò che Can, insieme da Fiutret, qui si tratta, il verso che dice Sashem Paravela Hashem ti favorisce, si riferisce Kodem Zadim, prima del decreto finale. E Can, nel verso che dice che Hashem non ti favorirà, questo si tratta alla Hardadin, dopo il decreto, che allora Hashem non perdona e non favorisce e non strappa il decreto finale. Allora, secondo ciò che dice Rabbi Akiva, c'è una difficoltà contro ciò che dice Rabbi Yochanan, che disse che Tshuva causa di Sidis che il decreto viene strappato. Secondo Gemara, Achinami, infatti, si può dire che secondo Rabbi Akiva, che la Tshuva non aiuto dopo il decreto, e ciò si riferisce a Beachid, a uno che fece Tshuva, mentre invece Rabbi Yochanan parlò della comunità, del pubblico, e non di un singolo individuo. Uxar din di Achid, Tanoi, veramente il decreto finale, se uno fece Tshuva dopo il decreto finale di un individuo, veramente questa è Tanai, una disputa tanaitica. Tania aveva studiato che è una braita, Ayarmi Meiromer, Shnaim Shalunimita, Vecholian Sheve, due che erano malati, si ammalarono, e sì, Vechen Shnaim Shalunimita, e due che furono condannati, giustiziati a morte, cioè per essere giustiziati a morte, Vedinan Sheve, la stessa, i loro casi sono uguali. Zeyarad e Zeloyarad. Un malato guarì e l'altro malato non guarì. Ed ugualmente Zenitzal e Zelonitzal. E ugualmente i due condannati a morte, uno fu liberato e non fu giustiziato, e l'altro fu sì giustiziato. Allora la domanda è: perché mai Mipnei Ma Zeyarad e Zeloyarad? Zenitzal e Zelonitzal? Perché uno guarì e l'altro no, e perché uno fu giustiziato e l'altro fu liberato? Poiché, adesso spiega, Zeid Palev Ben Ana, quello che fu, Hashem accettò la sua preghiera, e perché, cioè, uno, Zeid Palev Ben Ana, uno fu, Hashem accettò la sua preghiera, Zeid Palev Lo Nana, e l'altro, Hashem non accettò la sua preghiera. Allora, la domanda è: perché uno Hashem non ha consentì e l'altro ha consentì, sì? Se quello che Hashem accettò, poiché itpalel tfilah shlema, che e perciò Nana, cioè che pregò con tutto il cuore, con tutta la sua anima, con tutte le forze. Se lo itpalel tfilah shlema, ma questo l'altro è che letteralmente che mise la sua anima nella sua preghiera, ma l'altro no, non parlò con, non pregò con tutto il cuore, e perciò lo non ha, perciò Hashem non accettò la sua preghiera. Rabbi Lazar Amar, un'altra spiegazione, Kan Kodim Tardin, Kan Lachar Tardin, che quello che Hashem è quello che pregò Hashem, e Hashem accettò la sua preghiera. Questo era prima del decreto finale, e l'altro caso che Hashem non accettò, poiché era dopo il decreto finale. Rabbi Yitzchak Amar, che faccia ka l'Adam ben kodim gardin, ben achar gardin, che comunque anche dopo il decreto la preghiera aiuta per strappare il decreto. Perciò vediamo che c'è una disputa riguardo a ciò.
Usardini si può mimicare, ma come fa a dire che un Usardin, un decreto sulla comunità, viene strappato? Ma Veha, Katu Vechadomer, Kapsi, Meraliber, un verso dice: lavati il tuo cuore dal male, o Gerusalemme, affinché tu sia salvata. E ciò indica che la penitenza, la tshuva, può annullare il decreto che è funesto. Urte, un altro verso dice: Kim te chapsi venet e vitrabi la chaborit, nichtama vonech lefanai. Che verso dice: anche se tu la verrai con sapone, e usare molto sapone, la tua iniquità rimarrà una macchia davanti a me. Perciò dimostra che nulla non può annullare il decreto dall'essere eseguito. My love. Perché forse potremmo spiegare la contraddizione che Can, Kodem Tzaddin, Can, Lachar Tzaddin. Un caso è prima del decreto e uno dopo il decreto. Dice: ma no, no, questa non è la differenza. Ma bensì, idi Lachar Tzaddin. Veramente entrambi sono dopo il decreto. Però, velocace, non c'è contraddizione. Can, Yitzhak Shemot Shvua. Il caso che Hashem effettua il castigo e non aiuta, non aiutano preghiere o tshuva, questo è quando Hashem giurò. E il caso che Hashem annulla il decreto è quando non giurò. Kedav Shmuel Barami, Demarav Shmuel Barami. ואמרי לה, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מניין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרא? לא ספי אמוצ'ו כאון דקרטו, כאקומפניאטו דא און ג'ורמנטו, דא פרצה השם לא תורמתי, כאון אובי נסטרפטו, שנאמר, לכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי, בזה ומלכה עד עולם. כי Hashem giurò riguardo alla casa di Eli che il peccato di casa di Eli non verrebbe mai perdonato da un sacrificio o da un'offerta a farinaccia. Per sempre. Poiché è un giuramento, cioè il decreto è accompagnato da un giuramento. Amarava, bezevach u'mincha eino mitkaper. Avam Kaper Betorah. Va bene che quello dice verso che non viene annullato da un'offerta di un sacrificio o da un'offerta farinacea, però viene annullato da Torah, di colui che si occupa della Torah. E questo non intende uno che studia Torah un'ora al giorno, intende uno che è occupato con la Torah tutto il tempo. Avai Amar Bezam Yechai non miskaper, a miskaper Betorah Gmiru Chasadim. Invece Abai dice di Torah e beneficenza. Rav Abai, entrambi, mi de bet Eli katu, che loro erano discendenti di Eli. E Rava, qui dice Rava, oppure Rava. Rashi dice che era Rava. Comunque c'è chi dice che era Rabba. Comunque, Rabba, Ve Abaye, Rabba del Sacra Torah, Chayar Ben Shnin, Rabba che studiò Torah, visse 40 anni, e Abaye del Sacra Torah, Ubiru Chasadim, Chayashit Shnin. Però Abaye che si occupò di Torah e di beneficenza, visse 60 anni. Tanabanani, Mishpacha Etai Berushalayim, vi era una famiglia in Gerusalemme, Shaiu, Metea Metim, Venei, Shmonesse Shana, che
morivano a 18 anni. Bavo di Uzra, Yohanan ben Zakkai, Amalaim, Shem Mishpachat Eliatim, forse voi siete discendenti di Eli, Dichtiv Bei, Vechon Mabit Beilcha, Yamut Anoshim, che muoveranno giovani, e che a 18 anni è chiamato Ish, un uomo. Disse loro, consigliò loro, Yohanan, andate, Lechuve Ischu Torah Vichio. Andate, occupatevi di Torah e vivrete. Alcuni ascoltano Torah e Vechayu. Voi corrino ta mishpachat Rabban Yohanan Lashmo. E si occuparono di studio Torah e li chiamarono la famiglia Rabban Yohanan al suo nome. Perché loro aiutò, lui aiutò loro con il suo consiglio di poter avere più longevità, diciamo. Alushpolvar Enya Mishmedrav, Minali Zardin, Shil Tzibur, Shil Nonechtam. Noi sappiamo che il decreto contro una comunità che veramente non viene sigillato, che possono sempre fare il ciuva abbastanza facilmente. Però diciamo, là, e non nichtam, non viene firmato, ma va ktiv nichtam avon chalefanai. Ma come fa a dire che non viene sigillato, ma invece vediamo che il verso dice che sì. Ella risponde, Afargav shenechta nikra, benché fu sigillato, comunque può essere strappato per mezzo di preghiere e di teshuva. Shenemar, e kashemroken v'cholkoremelav. Che ogni volta che lo chiamiamo, che Hashem è vicino a noi, perché dice, nel verso dice, se lo Elohim Kruvim Elav, che Hashem Elokeinu, Bechol Koreinu Elav. E Bechol vuol dire in tutti i casi, sempre, e anche persino dopo il decreto. Che Agmarà, Vakti, Virshu Hashem Bimatzo, Kruvim Yotokorov, come l'Aftarah di i metanit e andate cercate Hashem se potete trovarlo se si trova perciò vediamo che se si trova vuol dire a volte si trova a volte non si trova risponde Gemara Hata Biachid quello che dice non si trova delle volte si può non trovarsi si riferisce a un singolo individuo però Acha quello dice Bechol Koronelab che sempre si tratta di Bezibur una comunità. Chiamano Yachid Emat, in che caso si tratta di un individuo? Allora, Rabbua, Elo Sarayim Shemiroshana, Yom Kippurim, che questi giorni Hashem è vicino al popolo ebraico anche a individui. E cade il caso di Nabal, che Vayikra Seza Yamim, Vayikof Hashem et Nabal, Hashem colpì Nabal, che morì. Asalmi mai abitava, per quel giorno erano 10 giorni, Amar Yehuda, Amarav, che nega sarà l'Igimo, Shnatan Naval, Avdei David, per i 10 sorsi che Naval diede ai servi di David, che erano 10 servi con David Amelech, e invece di dar loro un pasto come si deve, gli diede poco, aveva malocchio, era stretto. Amar Nachon Amar disse in nome della Rabbua: Elo Asra Yemim Shemiroshanah Yom Kippurim. Si tratta di questi 10 giorni tra Roshanah e Yom Kippurim. Che in questi giorni Hashem accetta quando uno fa tshuva, ma lui non fece tshuva, perciò Hashem lo colpì e morì. E Rosh Hashanah, Kol Bei Olam, Ovrim Fanam Kirim Aron. Abbiamo visto nella Mishnah che Rosh Hashanah tutti gli abitanti del mondo passano davanti a lui come Kirim Aron. Mai Kirim Aron. Quale significato Kirim Aron? Ah, Tirgimu in Babilonia spiegarono Kirim Imrana come pecore, come che uno passa le pecore una per una quando deve dare Maaser. Maser Behemah, che fa un segno rosso sulla schiena,
E quella pecora che ha il segno rosso sulla schiena dice: ah, io sono diversa, io non sono migliore di voi. Io ho questi segni sulla schiena, voi non avete questi segni sulla schiena, non siete come me. Ma non sa quello che gli spetta, che verrà alla fine, verrà scannato alla fine. Resha Kishamar, Bemalot Bet Meron, nelle scale di Bet Meron, che è un sentiero stretto tra due montagne, diciamo, che possono solo camminare in fila indiana lì. E così ugualmente la gente passa davanti a Shem con una fila indiana. Arba Yehuda Amar Shmuel, che Kecharoshel Beit David, come i soldati di Beit David che andavano in guerra e andavano così, uno per uno, una fila indiana davanti a David. E Meron, quello che dice non è Maron, scusi, Maron, e si riferisce a come sovranità, ecco, la giusta parola, che sono soggiogati alla sovranità, questo intendo. Rama Valhalla, Arma Biochran, che tutti gli abitanti del mondo passano davanti a Hashem, Bikula niskarim iskirachat, che Hashem li scannizzerà, come scannerizzare, come si fa oggi, con una sola occhiata. In un istante Hashem vede tutto, tutti, e ha esaminato tutti in un istante, un'occhiata. Amon Nachman Yitzchak, Afanan Mitanina, e noi anche abbiamo studiato che ai di Bama piccolo Hashem, che Hashem che creò i loro cuori assieme e capisce tutte le loro azioni. Mai Kamar, cosa intende? Il Mai Kamar, ed Evrino le Kulama, se vogliamo dire che quello che intende questo verso, che Hashem creò tutti gli abitanti del mondo, umiachet li bayo kadade, che tutti la pensano alla stessa maniera, ve ha kachadina delavachiu, ma vediamo che la gente non, tutti sono diversi, ognuno pensa in maniera diversa, che non tutti pensano alla stessa maniera. E la lavachica, ma quello che intende dire è che roe yachad li ba umivin kol Hashem, che Hashem in un istante e li scanneggia e vede tutto e sa esattamente quello che loro pensano, quello che hanno fatto, tutto è chiaro, è davanti a Hashem e non manca niente. E capisce tutte le loro azioni, le loro intenzioni e non ne scappa nulla. Terminiamo qui e che Hashem vi dica.